Marisa, Nicodemo, Carlotta Tazza, Simona. Riepilogo delle puntate precedenti. Marisa di Casal Umbroso, innamorata del bel calciatore Nicodemo, benché innocente, viene fatta imprigionare dalla perfida Carlotta Tazza. Ma grazie alla decorrenza dei termini di scarcerazione, la nostra eroina torna in libertà, accolta dal suo amato. Piccine, quanto mi sei mancato, allora finalmente sono venuta. Ma che hai fatto? Sei tutto sudato, sei. Ma come che ho fatto? Non ti ricordi che oggi che è l'anniversario, è passato un anno esatto, no? Ma perché? Ma come, devi dare più intercampana, a partita sorrenda, abbiamo rifatto la rivincita quest'anno qua, dice, facciamo una chiacchiera, finca che ci racconta bene che quest'anno è stata troppo divertente. Camuffata da cespuglio, l'imbarazzante Carlotta Tazza spia il ricongiunto amore dei due amanti. Ora vi sistemo io. Pronto? Pronto? Simone, ciao, sono Carlotta Tazza. Ciao Carlotta, dimmi pure. Tu che conosci tutti nel mondo del calcio, devi farmi un grande favore. Ma certo, cara, per te qualsiasi cosa. Come? Far trasferire Nicodemo. Ma quello non sa giocare, che trasferisci? Aspetta però, fammi pensare. Sì, forse qualcuno per, insomma, che lo accetti, lo trovo. Stai tranquilla, contaci. Nicodemo, comprato dagli albanesi, giocherà nella Dinamo Tirana. La carriera sportiva del prestante Nicodemo è a una svolta decisiva. I due innamorati sono costretti a un doloroso addio. Non ti preoccupare, Marisè, io ti chiamo tutti i giorni, pomeriggio, sera, non ti preoccupare. Beh, ma proprio tutti i giorni ce n'è bisogno, eh? Dai, adesso vai, che se no fai tardi. No, dai, ancora un po' di tempo, siamo rimani 10 minuti, ti racconto un po' che... Taggio, mi raccontate che la volta che stiamo... No, ecco, appunto, è meglio che t'affretti, che a quest'ora sul raccordo di Tirana c'è sta un sacco di traffico. È verissimo, che parlavano, ma ci sembra tutto adesso. Sì. Marisè, mannaggi. Marito, sì. Io ti chiamo, hai capito? Non registra la partita lunedì, capito? Vabbè. Come nel cross, sì, sono vabbè. Io il cross che lancio la palla, vabbè. Capito? Ciao, amore! La scellerata Carlotta Tazza è riuscita nel suo malvagio intento di separare i due giovani innamorati e gioisce della sua vittoria. Sola come un cane devi rimanere. Sguattera! La vita di Marisa è triste, senza il suo Nicodemo. Ma il destino ha riservato per la nostra eroina una nuova sorpresa. Buongiorno, è lei Marisa di Casal Umbroso? Sì, sono io. Questo è per lei, da parte di un ammiratore. Per me? Sì. Chi è il misterioso ammiratore di Marisa? E riuscirà a riempire il vuoto lasciato da Nicodemo?